siamo qui all'interno di Palazzo Fondi, una presentazione bellissima in compagnia della prof, dico io, Filomena Lombardo, ma soprattutto siamo qui per presentare e abbiamo ascoltato L'eresia del tempo di Enrico Ferrera, che è con me, un libro particolare, un romanzo che ha del distopico, ma soprattutto un romanzo nel romanzo, Angelo è il protagonista, ma tanti altri uomini e donne in un passato e presente, in un tempo che quasi non ha tempo, che diventa quasi a margine di quelle che sono le vite, i sentimenti e una realtà che può essere la più semplice ma anche la più difficile. Ma l'esperimento, la particolarità è proprio quella di scrivere un romanzo senza tener conto del tempo, della direzione del tempo. Questo non solo nel, come dire, nell'enunciato, ma anche nello svolgimento delle azioni. Cioè tutti i protagonisti è come se si muovessero senza tempo. Perfetto. Ci sono molti romanzi che parlano del futuro, tanti parlano del passato. In questo romanzo io ho tentato di mettere insieme passato, presente e futuro. Quindi facendo questo ragionamento sul tempo, che poi è un ragionamento nella vita di ciascuno di noi, perché il protagonista quando parla con lo scienziato del futuro gli racconta la sua vita, quindi analizziamo il mondo contemporaneo, analizziamo tutti i nostri problemi, tutte le nostre vicissitudini, i nostri amori, le nostre passioni, le nostre difficoltà, raccontate da un pianista quarantenne a uno scienziato del futuro che invece gli parla di un mondo distopico, un mondo dove i problemi reali sembra che siano stati risolti, ma non ci sono più emozioni, non si può più ridere, non si può più piangere, non si può più essere felici. Mentre invece nella vita reale, volettiamo, perché siamo, usciamo da un periodo dove c'è tanto di distopico, tanto di surreale, che cos'è il tempo per Enrico Ferrera? Ma il tempo è inventarselo, è inventarsi la vita, uscire fuori dagli schemi, cercare sempre di avere un pensiero originale, libero rispetto a qualsiasi cosa. Questo richiede fatica, richiede informazione, richiede anche un senso grande di libertà. Il tempo lo dobbiamo vivere, il tempo che abbiamo a disposizione è molto limitato, no? Heidegger diceva che siamo catapultati nella nostra vita dove non conosciamo, non sappiamo di quando nasciamo e non sappiamo quando moriamo. E quindi ogni minuto che trascorre lo dobbiamo vivere con tutta la passione e anche con tutta l'intelligenza e la capacità di comprenderlo, il tempo e la società. Non dobbiamo essere superficiali, secondo me. Salutarci e ringraziarvi, insomma, di aver creato veramente un momento bellissimo, di grande sinergia. Ci siamo ritrovati, che è una cosa bella, sempre con le giuste dovute accortezze e attenzioni. Che cosa significa immaginare di vivere senza sentimenti per te, che sei un uomo che sei di cuore, di passione, di pancia, in tanti aspetti caleidoscopici, come uomo, come imprenditore, come presidente, ma soprattutto come padre? È la cosa peggiore che ci può accadere, insomma. Alla fine è l'umanità di cui abbiamo bisogno, oggi, ne avremo bisogno ancora di più in futuro. Io non so se questo periodo ha migliorato la nostra capacità di rapportarci con gli altri o no, al di fuori, come dire, degli stereotipi, al di fuori di tutte le storielle che si sono raccontate cantando dai balconi o altro. Per me essere vicino agli altri è sacrificare una parte di se stessi. Speriamo che lo costruiamo, noi e le generazioni future soprattutto, un mondo capace di emozionarsi. Con l'eresia del tempo, quando il tempo poi diventa la cosa più preziosa che una persona può donare ad un'altra, perché lo sottrae alle proprie necessità. Io ringrazio Enrico Ferrera da questa città meravigliosa che è la nostra Napoli, odio amore. Siamo qui, l'abbiamo presentato, vi aspettiamo nelle altre piazze, nelle prossime presentazioni, avrò il piacere anch'io con Angela Procaccini, L'eresia del tempo, Enrico Ferrera, edizioni creative. Grazie a tutti, grazie a tutti. Grazie a te.